Guarda, qui sta cambiando tutto ogni minuto perché mezz'oretta fa c'è stata un'altra conferenza stampa di Sanchez, quindi tra l'altro che ha fatto porte chiuse senza i giornalisti, quindi è in continua evoluzione da ieri, quando noi stavamo parlando del fatto che nessuno si sta svegliando in Europa, da ieri improvvisamente hanno cominciato con fase di preallerta in alcune regioni, tra cui anche la Catalogna, e poi stamattina sono già partiti praticamente con le misure della fase di allerta, non solamente qui. E le misure che si stanno applicando sono molto simili alle misure che si sono applicate in Italia, che già sono in vigore in Italia 2 settimane, quindi stanno chiudendo le scuole di ogni ordine e grado, però qui funziona in una maniera un po' diversa rispetto all'Italia, perché qui ci sono alcune direttive che sono governative, però alcune comunità si chiamano comunità autonome, come per esempio la Catalogna, il Paese Vasco, eccetera, e questi poi prendono i loro, diciamo, governi regionali, prendono decisioni in maniera quasi autonoma, a meno che non ci siano ordini indirettissimi, però per il momento funziona ancora così. Con la pandemia la Spagna ha alzato il livello, diciamo così. Prima Sì, le misure erano come. inesistenti. È stato proprio da questa settimana, da ieri in sostanza. E quello che fa pensare è che un paese come la Spagna, per esempio, che ha un sistema sanitario simile a quello dell'Italia, che potrebbe facilmente collassare come sta collassando quello dell'Italia, in realtà ha aspettato già probabilmente una settimana di troppo per prendere queste misure. Il governo oggi ha lavorato in modalità online. Stanno predisponendo tutto per fare anche le votazioni online perché Irene Montero, che è la ministra delle pari opportunità, è risultata positiva al virus e tra l'altro la ministra delle pari opportunità è la moglie del vice presidente del Consiglio, che è Pablo Iglesias, e quindi sono tutte e due chiusi in casa in quarantena in questo momento. Non si sa se lui sia positivo, però lei sicuramente sì. Si parla di 3.003 casi confermati con 86 morti, però 189 sono già in teoria guariti, comunque sono usciti dagli ospedali. Guarda, io sono andata dal medico lunedì perché 2 settimane fa ho avuto una distorsione a una caviglia e quindi io nelle ultime quasi 2 settimane, 1 settimana e mezza ho lavorato da casa e ho visto proprio, diciamo, il momento del panico perché noi siamo arrivati come la prima visita della mattina e lei stava chiedendo indicazioni per le mascherine protettive del coronavirus. E io lì ho visto che lei dentro l'ambulatorio ne aveva solo due. Il mio medico stava chiedendo, non so se fosse un'infermiera o un altro medico, però le stava chiedendo come infilare la mascherina per poterla mettere bene senza toccare l'interno, eccetera. E questo, diciamo, mi ha fatto scattare un attimo il campanello d'allarme. In generale la Spagna no, non credo sia preparata come non lo era l'Italia. Sono rimasta positivamente impressionata come il governo di adesso è attuato in questo caso. No, non sono stati perfetti, però non sapevano neanche loro il mostro che avevano di fronte. Quindi vedendola Nel dalla senso Spagna che l'Italia ti piace? sì, a parte che io, avendo lavorato anche tanti anni con le Nazioni Unite, io seguo molto anche il lavoro che sta facendo WHO, siccome ci sono anche tanti italiani che lavorano nel WHO, soprattutto nell'ufficio europeo, mi è piaciuto come il governo ha anche collaborato con queste persone e credo che abbiano agito come dovevano agire nel momento in cui si sono resi conto di come dovevano agire. Quindi diciamo, chiaro, si può sempre fare meglio, però no, non demolirei gli sforzi fatti. Dopo, sai, i governi o le regioni, le province fanno fino a un certo punto, poi sta alle persone.